Molte donne si chiedono, soprattutto molte ragazze giovani, ma che cos'è un pap test? Come si fa? E sono magari un po' preoccupate all'idea che chissà che cos'è questo esame. Allora, innanzitutto il pap test è un esame fondamentale per la salute della donna. Perché? Ci consente di andare a prelevare delle celluline a livello del collo dell'utero, che è la zona dell'apparato genitale femminile più vulnerabile ai tumori. Il pap test in verità ci dice tre cose importanti. Ci dice non solo qual è la situazione dal punto di vista della salute del collo dell'utero oncologica, quindi ci dice se l'epitelio, cioè la mucosa che riveste il collo dell'utero, è perfettamente sana, oppure ci dice se c'è una lesione precancerosa, una volta si diceva il CIN1, CIN2 o CIN3, che vuol dire neoplasia intraepiteliale di grado primo, secondo o terzo, oppure un carcinoma invasivo. Ci dice però anche lo stato di infiammazione eventuale, quindi se sono presenti dei germi riconoscibili, e anche la situazione ormonale della donna, quindi un'informazione sul fronte dei tumori, un'informazione sul fronte delle infezioni, un'infiammazione sul fronte della salute da un punto di vista ormonale. Quindi è un esame semplice e importantissimo. Come si fa il pap test? Il pap test, qui vi mostro in termini esemplificativi come si esegue, prevede l'inserimento, se la donna ha già avuto rapporti in utero, di un apparecchio che si chiama speculum. Ve lo faccio vedere, questo è uno speculum molto piccolo, viene introdotto nell'apparato genitale femminile, si apre e questo consente di vedere il collo dell'utero. Una volta che ho evidenziato il collo dell'utero, andrò a fare tre prelievi. Il primo prelievo lo faccio con questa spatolina, si chiama spatola di aire dal ginecologo che l'ha pensata, e vado a fare un prelievo in questa maniera circolare, in modo da togliere alcune celluline dal collo dell'utero, celluline sfaldate. La seconda mi va a fare un prelievo sul fornice, ossia vado a prelevare cellule che sono a livello della vagina, tra la vagina e il collo dell'utero, e poi con questa spatolina, che è una spatolina molto particolare, noi l'abbiamo sempre naturalmente in confezione sterile, ecco che questa viene inserita a livello del collo dell'utero e ci consente un prelievo endocervicale, cioè all'interno del collo dell'utero. In questo modo, con tre prelievi ben fatti, io ho informazioni sulla salute della parte dell'apparato genitale femminile più preziosa per la prevenzione dei tumori indotti in particolare dal papillomavirus. Ecco che allora andremo a prelevare, ripeto, dall'endocervice, dal collo dell'utero e dal fornice vaginale. La domanda importante è: ma questo tipo di infezione, questo naturalmente va buttato perché era qui solo a scopo dimostrativo, perché è importante il pap test e che differenza c'è tra un pap test e una biopsia, per esempio? Un concetto cardinale: quando io faccio un pap test, l'esempio che faccio ai miei pazienti, io vado praticamente a rastrellare le foglie cadute dall'albero, ossia le cellule che si sono sfaldate e che mi danno però già un'idea di qual è la salute dell'albero che si chiama collo dell'utero. Ma se io voglio avere una diagnosi accurata, devo prendere un rametto sull'albero, ossia fare una biopsia. E quindi, per tornare a noi, andrò sempre col mio bello speculum sul collo dell'utero, farò un esame che si chiama colposcopia, che mi consente, con opportuni coloranti vitali, di evidenziare le aree che non prendono bene il colore e che quindi sono quelle alterate, e lì andrà a prendere un pezzettino di tessuto, perché a quel punto avrò non solamente le foglie sfaldate, le celluline sfaldate che prendo con il pap test, ma avrò il tessuto in vivo che mi dice esattamente che tipo di alterazioni cellulari sono state indotte dal papillomavirus e in particolare la profondità di queste lesioni, e quindi se è una lesione superficiale, un CIN1, un CIN2, un CIN3, un carcinoma in situ o magari un carcinoma invasivo. Quindi, perché ho nominato il papillomavirus? Perché dobbiamo sapere che il 99%, ormai diciamo 99,9% dei carcinomi del collo dell'utero della donna sono causati dal papillomavirus, in particolare dal gruppo 16 e 18, che causano il 70% dei carcinomi del collo dell'utero, e poi abbiamo un altro gruppetto di 11-15 virus che hanno ugualmente un'alta potenzialità oncogena. Per questo è fondamentale per la donna una prevenzione primaria con il vaccino e la prevenzione secondaria, si dice, con l'esecuzione regolare del
pap test, poi se il pap test è alterato faremo ulteriori approfondimenti, come spiegavo, con la colposcopia e la biopsia mirata, in cui andremo a prelevare un pezzetto di tessuto per sapere esattamente di che tipo di lesione, di che gravità di lesioni si sia stata colpita questa ragazza, questa giovane donna.